Ciao ragazzi, benvenuti in Excel in pillole numero 56. Dunque, oggi parleremo ancora di macro, questo ottimo strumento che ci mette a disposizione Excel. Vediamo subito cosa abbiamo qui davanti. Abbiamo un piccolo data entry dove io inserisco i nomi dei clienti di un albergo, segnalo le varie informazioni, il check-in, check-out, e praticamente attraverso un semplice clic sopra questa immagine alla quale è stata assegnata una macro, praticamente mi va a archiviare i records in questo database, ok? Ecco questo qua, mettiamoci. Va a segnarmi i record in questo database qua, ok? Per cui ogni volta che io inserisco un cliente nuovo, mi va a inserirlo nella riga successiva e così via, ok? Questa qua è una cosa molto interessante. Lo facciamo con le macro del set proprio perché abbiamo un'operazione ripetitiva. Le macro vanno bene quando abbiamo le operazioni ripetitive. Poi praticamente lui cosa fa quando mi registra una macro? Mi registra dei codici in un linguaggio di programmazione che si chiama VBA, cioè Visual Basic. Praticamente lui registra qualsiasi cosa che noi facciamo, qualsiasi cosa che noi clicchiamo, qualsiasi cosa che noi usiamo i tasti di scelta rapida piuttosto che clicchiamo qua in alto nella ribbon, ok? Lui registra praticamente tutto. Ecco, è buona norma sapere che i file con dentro le macro vanno registrati con l'estensione finale .xlsm, ok? Con la M finale, ok? È buona norma sapere che se non dovesse avere per una qualsiasi ragione la scheda sviluppo, la possiamo andare a recuperare con il mouse destro, clicchiamo sulla ribbon, poi andiamo qua dove c'è scritto barra multifunzione e andiamo a spuntare qua dove c'è scritto sviluppo, ok? Se non è spuntato, andiamo a spuntarci. Così abbiamo la scheda sviluppo. Comunque possiamo avere anche un piccolo menu dalla scheda visualizza. Andiamo qua, vediamo che abbiamo un piccolo menu. Ok, ci clicco sopra, vediamo che abbiamo visualizza macro, registra macro e usa i riferimenti relativi. Ok, torniamo nella scheda sviluppo. Ecco, questo qua è il piccolo menu che abbiamo. Abbiamo il bottone Visual Basic, andiamo a vedere tutti i codici diciamo che noi abbiamo salvato. Eccoci qua. Andiamo a vedere la lista delle macro. Abbiamo tutte le macro che abbiamo registrato, qua ci sono una serie di bottoni per modificare diverse opzioni, ok? Qui abbiamo il tasto registra macro, che quando ci vado a registrare cambia forma, diventa blu, diventerà il bottone interrompi registrazione. Ecco qua abbiamo la vera potenza delle macro che sono usa i riferimenti relativi. Quando ci clicco sopra usa il riferimento relativo e diventa verde scuro. Quando invece ci riclicco sopra, sto usando o registrando una macro con un riferimento assoluto, per cui relativo, verde scuro, assoluto, niente, relativo, assoluto, ok? Ma qual è la differenza tra un riferimento relativo e assoluto? Supponiamo che io sto registrando con un riferimento assoluto qua in A1, lui mi scriverà nel codice VBI, in Visual Basic, che io sono nella cella A1. Ma se io poi giro, diciamo, in riferimenti relativi e vado nella cella A2, lui non mi registra che sono nella cella 2, ma lui mi registra che io ho spostato la cella attiva di una riga in basso, per cui mi dà il riferimento spostato della cella attiva. Infatti leggeremo proprio sul VBA in inglese, ci sarà scritto Active Cell Offset 1,0, che vuol dire spostamento della cella attiva di una riga e di 0 colonne. Ok? Ecco, oggi ragazzi useremo sia riferimenti relativi sia riferimenti misti, per il semplice motivo che qua quando io andrò a cliccare in questo comando invio, io per il semplice motivo che non voglio che si accavallano quelli che sono i records sempre sulla stessa riga, perché se io dovessi semplicemente registrarli con un riferimento assoluto praticamente mi andrebbe sempre a sovrascrivere in questa riga qua, ma io voglio che adesso mi scrive in questa riga qua e poi mi scrive nella riga successiva, ok? E così via dicendo, per cui sempre una riga dopo. Benissimo, qui non so perché non c'ho la briglia, andiamo a metterla, eccoci qua. Ecco, torniamo nel file successivo. Prima di passare all'azione, vi spiego un pochettino di come è formato questo data entry. Vedete qua in queste prime tre celle, qua, due celle abbiamo un testo. Nella terza cella abbiamo un testo, però è un testo con un menu a tendina, per cui ha un trattamento diverso rispetto a queste celle qua. Qui abbiamo tre celle con dei numeri, questi qua sono delle date, ma in realtà sono dei numeri seriali. E qui abbiamo alla fine una cella che al suo interno ha una formula. Questo qua ha anche questo un trattamento speciale di per poi incollarlo, ma andremo a vederlo dopo. Dunque io a questo punto inizierei, vado qua in alto dove c'è scritto registra macro,
e mi assicuro che inizio a registrare la MAC con riferimento assoluto, per cui non ci clicchiamo sopra. A questo punto clicco registra macro. La macro andremo a chiamarla, non so, invia dati, ecco qua, nel foglio archivia. Ecco qua, farò bene attenzione a scrivere tutto attaccato. Magari per distinguere da una parola all'altra metto ogni parola con la prima lettera maiuscola, ok? Tasto di scelta rapida non lo mettiamo, proprio perché andrò ad assegnare il tasto di invio a questa immagine qua, per cui memorizzo in questa cartella, va bene. A questo punto diamo una descrizione, lasciamo la stessa descrizione, semplicemente facciamo CTRL C, CTRL V. A questo punto non faccio nient'altro che dare un piccolo spazio tra una parola e l'altra. Eccoci qua, ecco qua. Ecco, io quando schiaccio ok, fate attenzione che lui registra tutto, registra anche gli errori, per cui andiamo piano, prendiamoci tutto il tempo che abbiamo bisogno. Quando schiaccio ok, il tasto qua sopra dove c'è scritto registra macro cambia di forma, diventa un quadrato blu, vuol dire che stiamo registrando, e quel quadrato là servirà poi per interrompere la registrazione. Schiaccio ok. Ecco, io sto registrando in riferimento assoluto, lui praticamente ha scritto che io sono nella cella A1, ok? A questo punto seleziono le celle C2 e C3, in questo momento lui sta scrivendo che ho selezionato le celle C2 e C3. A questo punto qua io faccio CTRL C, ecco qua, scusate, CTRL C per copiare. Ecco, attenzione che quello che stiamo copiando sono dei records che sono disposti verticalmente, ma poi dobbiamo andare a copiare in maniera orizzontale. A questo punto qua io comunque vado nel foglio successivo e mi posiziono qua in A1. Ok, lui in questo momento qua sta registrando che io sono nel foglio archivia 56 nella cella A1. Adesso con un escamotage io faccio CTRL freccette in basso. Vedete che mi sono posizionato nella cella A9. Però attenzione, lui non registra che io sono in cella 9, ma lui registra che io sono saltato, diciamo, nella parte più in basso di questo intervallo di celle. Questa è un'ottima cosa, perché nel momento in cui io inserisco le celle, lui praticamente si va a posizionare sempre nell'ultima cella dell'intervallo, ok? Dunque, a questo punto qua io dovrò andarmi a girare da riferimenti relativi, ecco, ci clicco sopra, proprio perché mi andrò a posizionare in una cella qua in basso, nella A10. Anche qui lui non registra che sono andato nella cella A10, ma semplicemente lui registra che, diciamo, la cella attiva è stata spostata di una riga in basso. Questa è un'ottima cosa, altrimenti se non facessi così andrei a sovrapporre in maniera assoluta sempre i dati sulla stessa riga. Per cui il termine esatto, e poi andremo anche a leggerlo in inglese sul VBI, che io praticamente ho spostato il riferimento della cella attiva di una riga in basso. A questo punto vado nella home e devo andare a incollare. Se non avete Excel 2010 o 2013, praticamente potete fare con il mouse destro incolla speciale, trasponi. Ma io vado da questo menu qua in alto, vedete che c'è questa piccola icona qua, questa icona è l'icona trasponi. Ecco, io faccio adesso attenzione di selezionare la griglia, tutti i bordi, perché non so qual è il motivo, ogni tanto mi salta qualche pezzo della griglia. A questo punto, praticamente io ho la cella attiva che è in A10, ma io il prossimo record lo devo mettere qua nella cella C10, per cui devo fare uno spostamento del riferimento della cella attiva, ok? Ma praticamente, visto che sono in relativo, vado a posizionarmi qua, ok? Per cui io ho spostato il riferimento, diciamo, la cella. A questo punto faccio bene attenzione di togliere subito il riferimento relativo, vado qua nel foglio in basso, vado qua dove c'è il menu a tendina, faccio CTRL C per copiare, vado qua in C10, la mia menu incolla, visto che c'è un trattamento particolare, incollo con solo valori, ok? Senza quel menu a tendina. Faccio bene attenzione di mettere anche il bordo. A questo punto torno in sviluppo. La cella attiva, in questo caso qua, è la C10. Voglio che il prossimo record venga messo nella D10, per cui devo fare uno spostamento della cella attiva. Per cui lo spostamento di una colonna sulla mia destra. Vado ad usare i riferimenti relativi, ci clicco qua sopra, ok, tolgo subito usa riferimenti relativi, attenzione, questa è una cosa importante.
A questo punto non faccio nient'altro che andare qua in basso, seleziono questi intervallo qua che sono, diciamo, celle con dei numeri all'interno, faccio CTRL C, ritorno in archivio. Lui adesso mi sta registrando che sono in D10, vado qua in Home, incolla con il trasponi, ok? A questo punto gli do il bordo. Vediamo che la cella attiva adesso è la D10, devo fare uno spostamento della cella attiva, la devo mettere qua in G10, per cui vado in sviluppo, uso riferimenti relativi che mi serve appunto per avere lo spostamento della cella attiva, vado qua in G10, chiudo subito, uso i riferimenti relativi, vado a copiare l'ultimo intervallo che è questa qui, facciamo CTRL C per copiare, a questo punto ritorno nel foglio archivia, visto che è già selezionata la, diciamo, la G10 che è la cella attiva, vado qua in home, incolla solo valori, anzi possiamo fare incolla valori con la formattazione visto che c'era il segno dell'euro. A questo punto la cella attiva è la G10. Se io dovessi lasciare così, praticamente quando lui andrà a registrare i record successivi mi selezionerà sempre questa cella attiva, ma io non voglio questo, per cui vado in sviluppo, uso riferimenti relativi e sposto quello che era il riferimento della cella attiva, mi sposto qua in H10. A questo punto tolgo i riferimenti relativi, torno indietro nel foglio inserisci qua in basso, faccio escape per togliere la formula, a questo punto qua cancello tutte queste informazioni qua visto che sto ancora registrando e mi posiziono qua da dove sarà la prima cella dove il data entry inizierà a inserire i dati. A questo punto sono soddisfatto, interrompi registrazione. Andiamo subito a provare la nostra macro, prima di andare a vedere il codice Visual Basic, scriviamo, non so, il nome, scriviamo Gennaro, ecco qua, Gennaro Esposito, nazionalità facciamo italiana, ecco qua posso usare i tasti di scelta rapida, alt freccette in basso e posso scegliere con le freccettine la nazionalità, schiaccio italiana, la camera facciamo la 205, il check-in il 15.04.2016, check-out 17-18, facciamo 04-2016, ok? Per cui andrà a pagare un totale di 210 euro. Andiamo a vedere se Gennaro Esposito me lo archivia in questo foglio qua. Andiamo qua dove sono le macro, questa è la lista di tutte le macro, seleziono l'ultima macro che abbiamo registrato, faccio esegui, vediamo cosa è successo, andiamo in archivia e mi esegue correttamente l'inserimento di Gennaro Esposito, ok? Andiamo, ecco qua c'è un piccolo errore ma non sto a rifarlo tutto, vedete che qua non mi ha dato la griglia, è un peccato ma non posso tornare indietro a questo punto, anzi potrei fare una piccola modifica da Visual Basic, a questo punto qua torniamo indietro, ecco qua, andiamo a inserire dei nuovi dati, facciamo un nome tedesco, facciamo Ingrid Kaufmann, Kaufmann, questo qua è un tipico cognome tedesco. Questi ovviamente sono, scusate, 2016, sono dei dati puramente inventati, ovviamente voi potete mettere tutti i record che vi servono. Ecco, io adesso schiaccio invia, esegui. Vediamo cosa è successo, vediamo se mi ha preso Ingrid Kaufmann, me l'ha presa correttamente. A questo punto, visto che la macro che abbiamo registrata funziona correttamente, torniamo qua inserisci e facciamo eseguire la macro da questo tasto invio. Praticamente questa qua è un'immagine che io ho scaricato e andiamo ad assegnare la macro. Mouse destro, eccoci qua, vado qui ad assegnare la macro. La macro che dobbiamo assegnare è questa qua. Schiaccio ok. Da questo momento in poi, qualsiasi dato che io scrivo qua dentro, non so, scriviamo Allison, facciamo Murray, che è un nome inglese. Vediamo se io clicco qua sopra con il tasto invio cosa succede. Vediamo un po', ecco, mi ha preso l'ultimo record al sommare. Perché questo qua è un ottimo sistema per archiviare i dati, per inserire i nuovi record.
Ecco, a questo punto non facciamo nient'altro che andare a vedere il codice Visual Basic. Andiamo a vedere cosa abbiamo creato. Io vado qua, posso andare a cliccare qua sopra Visual Basic, ma io preferisco andare a scegliere proprio la macro dove io ho assegnato il mio codice, la selezione, e vado qua nel tasto modifica. Ok? Ecco qua, qua vediamo tutto il Visual Basic, tutto il codice che lui ha scritto in questo programma di questo linguaggio di programmazione VB. Ecco qua vediamo subito il titolo, invia dati nel foglio archivia. Qua abbiamo la descrizione che abbiamo scritto, tra altre cose abbiamo saltato qua degli spazi. Ecco qua, qua vedete che partiamo subito con range C2, C3. Io ho selezionato il range C2, C3. Infatti poi seleziono copia. Vado poi nel foglio, sheet vuol dire foglio, archivia 56 e l'ho selezionato. Ho selezionato in maniera assoluta la cella A1, vedete che l'ho selezionata. Ecco qua, questo qua è un'informazione molto interessante, selection and down. Vuol dire che ho selezionato tutto quell'intervallo, ho fatto control freccetta in basso e mi è andato nella parte finale in basso, ok? Poi qui abbiamo l'altra operazione, active cell offset. Io praticamente ho fatto un'operazione con riferimento relativo. Infatti active cell vuol dire cella relativa, offset vuol dire spostamento del riferimento di cella, per cui spostamento o scarto, diciamo, della cella attiva. Qua c'è scritto 1,0, vuol dire che l'ho spostato di una riga e di 0 colonne. Il primo numero prima della virgola sta per le colonne, scusate, per le righe, il secondo numero dopo la virgola sta per le colonne. Qua mi dice transpose true, vuol dire che ho fatto un trasponi. Ecco qua. Qua poi ci sono una serie di informazioni che riguardano soprattutto i bordi, i colori, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco qua, questo qua è molto interessante. Vedete qua c'è scritto active cell offset, per cui io ho spostato il riferimento della cella attiva di 0 righe, in questo caso qua, vedete, 0 righe, virgola, 2 colonne. Se non so se ricordate, quando io mi sono spostato, quando ero nel foglio archivia, dalla cella, adesso non ricordo bene il numero della cella. Comunque, qua l'avevo fatto praticamente dentro il foglio inserisci, nel range C4. E qua poi ho copiato, vedete? E questo qua è la parte finale, vedete, active cell offset. Io praticamente la cella attiva ho spostato il suo riferimento di 0 colonne, scusate, 0 righe, ma di 3 colonne. Ok? E questo qua è l'ultimo offset. Poi alla fine vedete che io ho fatto in maniera assoluta, range vuol dire riferimento assoluto, ho selezionato C2 a C7, ecco, i due punti delimitano l'inizio e la fine di un intervallo, per cui da C2 a C7 ho selezionato e poi ho clear contents, praticamente ho cancellato il contenuto e poi alla fine mi sono posizionato in C2, praticamente ho selezionato C2. Fine della macro, end sub. Ok? Per cui abbiamo visto anche un po' Visual Basic. Ok, torniamo in Excel, eccoci qua. Facciamo un nome spagnolo, facciamo Carlos, ecco qua, facciamo Perez. Scriviamo nazionalità spagnola, alt freccetta in basso, spagnola, schiaccio invio, ecco qua Perez, facciamo F2, le mettiamo la P maiuscola. Benissimo, vediamo cosa succede. Boom, come per magia, abbiamo registrato l'ultimo record in basso, Carlos Perez, nazionalità spagnola, eccetera, eccetera, eccetera. Ragazzi, questa qua è la parte finale del video, spero che vi sia piaciuto. Come al solito, quando vi piace cliccate mi piace, spero che comunque vi sia utile per archiviare i dati. Ragazzi, questo video qua è stato un po' lungo, ma spero che vi sia piaciuto e grazie per aver visto questo video fino alla fine e alla prossima.